È evidente che a questo giro il tema della sostenibilità, il tema dell'ESG è un tema che è destinato a diventare sempre più importante all'interno dei portafogli. Non siamo più nel 2008, quando all'epoca si parlava di SRI e il tema dell'SRI non sopravvisse alla grande crisi finanziaria. Per tutta una serie di motivi, l'ESG non è una moda, è destinato a assumere sempre maggiore importanza all'interno della costruzione dei portafogli, soprattutto per quanto riguarda il passaggio generazionale in atto verso i millennial, che è un tema particolarmente sensibile appunto nel segmento del private banking. Detto questo, oggi investire in ESG ed è l'aspetto che ci interessa di più come casa di investimento, come Fidelity, non vuol dire investire solo in una moda o cercare di accaparrarsi una fetta di paradiso, vuol dire investire in tematiche che ci permettono di inserire qualità e diversificazione dei portafogli. Questo perché? Perché investire oggi nella componente obbligazionaria con un filtro ESG vuol dire naturalmente andare a selezionare un ulteriore livello di qualità all'interno degli emittenti, quindi vuol dire andare a inserire in portafoglio titoli che nelle fasi difficili di questa gestione post-pandemica a livello mondiale saranno titoli meno volatili. E inserire il filtro ESG nella componente azionaria vuol dire, ad esempio, andare ad investire su dei temi che sono stati fortemente trascurati nell'ultimo anno e mezzo, come ad esempio la componente di o di utilities, che magari, voglio dire, sono stati, dicevamo, trascurati in un ultimo anno e mezzo, dove sui mercati a tirare è stata quasi esclusivamente la tecnologia. Quindi qualità da un lato e diversificazione dall'altro. Fidelity si sta costruendo e sta sviluppando una propria metrica interna ESG. Questo perché? Perché se guardiamo al mercato, i vari provider di metriche, appunto ESG, hanno una dispersione di queste metriche piuttosto importanti. Quello che noi vogliamo fare è integrare, ci stiamo lavorando già da un paio d'anni, è integrare all'interno del nostro processo di selezione dei titoli e di ricerca proprietaria il filtro ESG, di modo che la selezione, appunto, dai criteri ESG sia assolutamente intrinseca alla scelta del gestore di Fidelity. Questo perché? Perché generalmente andare ad affidarsi a rating ESG esterni vuol dire comunque andare ad affidarsi a una modalità di analisi che è backward looking, cioè si guarda sostanzialmente al passato. Noi come gestore attivo vogliamo guardare al futuro, quindi utilizziamo i nostri rating interni cercando di non tanto concentrarci su criteri di esclusione, anche se chiaramente i temi più discussi, come ad esempio chiaramente l'industria bellica, vengono chiaramente esclusi dal portafoglio, ma l'idea nostra è quella di avere uno sguardo in avanti, uno sguardo verso il futuro e andare più in un'ottica di engagement che di esclusione, andare a selezionare quelle aziende che hanno le migliori prospettive di miglioramento dei propri rating ESG e magari accompagnarle in questo percorso di miglioramento del loro approccio appunto verso una sostenibilità maggiore.